Buonasera, benvenuti nel mio canale, Carta 17, le stelle. Non lo presento quasi mai il canale, stasera invece mi va di farlo. Carta 17, le stelle nasce qualche tempo fa, aveva un altro nome. Poi è diventato Carta 17, le stelle, perché la Carta 17 è una delle mie preferite. Perché la Carta 17 sono le stelle, perché veniamo tutti dalle stelle, no? E allora, perché la carta 17 è quella che ci dà il senso del segno dell'acquario, dei desideri, dei sogni, di quello che ci collega col cielo, quanti significati. Carta 17 le stelle, cosa facciamo? Beh, ci divertiamo, facciamo tra virgolette pronostici, facciamo gli oroscopi in una maniera un po' decisamente naturale come quella dei tarocchi e facciamo soprattutto, abbiamo alcune rubriche, una di queste è questa energeticamente noi. Energeticamente noi che ogni 10 giorni si interroga e ci interroga su quali sono le energie che in quel momento, energia femminile, energia maschile, hanno, diciamo, percepiscono, mettono in atto e come potrebbero andare a muoversi l'una verso l'altra o ad allontanarsi. Quindi questa sera abbiamo energeticamente noi dall'11 al 20 di febbraio. Vediamo che cosa succede a queste nostre energie. Vi ricordo che in ognuno di noi c'è una parte di energia femminile, ognuno di noi ha sia energia maschile che energia femminile al suo interno. Quel famoso yin e yang, no? E servono entrambe per essere equilibrati. È chiaro che ci sono dei periodi in cui prevale una, periodi in cui prevale l'altra. I periodi migliori sono quelli però in cui questo è perfettamente equilibrato. Quindi, perché questa premessa? Perché non mi rivolgo a semplicemente energia maschile significa lui, energia femminile significa lei, come sesso intendo. Assolutamente no. Il lui e lei di una coppia sono assolutamente. Ognuno è libero di definirsi come vuole. Quindi ci sono molti più lei uomini e molti più lui donne, credetemi. Quindi come energia parlo, eh. Quindi ci sono molti più lui con energia femminile e molti più lei con energia maschile. Di questo sono convinta, straconvinta. Quindi parliamo di energia. Ok? Andiamo a vedere l'energia vostra di riferimento, la vostra, tra virgolette, coppia, la persona a cui siete interessati, o l'energia maschile in generale, questa settimana, come si muove. E poi andiamo a vedere la femminile. Quindi, dall'11 al 20 di febbraio. Com'è combinata questa energia? Ci fa sempre disperare questa energia. Esce proprio il mio lato più verace in questi casi, quando tratto l'energia maschile. Energia maschile, come sei messo? A che punto sei? Polpaggio siamo, va, proprio per dire, abbiamo raggiunto il limite. Ma io, poi dice rido, scusatemi, che carta è questa? L'appeso, come è messa l'energia maschile con l'appeso? Poi dice, mi incazzo, mi piace, mi fanno pure i commenti, io ho pure questi commenti, mi fanno morire, mi diverto un sacco. E sapete che rispondo a quasi tutti. Allora, questa energia maschile com'è? Assolutamente stressata con questo 4 di spade, assolutamente carica di problemi con questo 10 di bastoni, però devo dire anche, devo riconoscergli che ha una gran voglia di uscire fuori da questa situazione negativa, da questa situazione di sconforto, vorrebbe anche farsi avanti e chiedere scusa. Però non riesce a farlo ancora, sta ancora lì appeso come un salame. L'energia che predomina comunque è questa di farsi avanti e chiedere scusa, ma non ce la fa ancora, vi dico. Non ce la fa perché le difficoltà sono oggettive, sono tante, non ce la fa perché c'è tanto stress. Per qualcuno ci sono dei periodi di malessere proprio fisico, ok, oltre che psicologico, però indubbiamente la situazione è molto molto ferma, quindi un'energia maschile assolutamente ferma, assolutamente ha il pensiero vago,
di venire fuori al pensiero vago, di farsi avanti e di chiedere scusa addirittura, però rimane solo un pensiero, almeno questa è l'energia in questo momento, ok? Poi andiamo a vedere quella che ci sarà in questi 10 giorni. Vediamo l'energia femminile invece di contro, che tipo di energia ha. Oggi il mio anello con l'avventurina, di solito uso il corallo, stavolta uso l'avventurina. 10 di denari, 6 di bastoni, 8 di spade, 6 di coppe, papessa. Ecco, non è che sia messa tutto questo gran bene, questa energia femminile. Io credo che molte energie femminili risentano di tensioni interne. E per questo in qualche modo tendano a focalizzarsi su un unico pensiero, a chiudersi, ok, anche dal punto di vista comunicativo. È un'energia femminile che vorrebbe ottenere il massimo dalle situazioni. E però devo dirvi, forse ce l'ha anche il massimo, ok? Forse ce l'ha una buona situazione esterna, però il problema è tutto all'interno di questa energia femminile. L'energia femminile sta aspettando un ritorno. L'energia femminile è molto ancorata ancora a situazioni del passato. Se non è un ritorno, è una situazione del passato a cui è ancorata e che tiene molto dentro di sé, molto nascosta, ok? Quindi, beh, se l'energia maschile si passa male, l'energia femminile si passa peggio. Ma non perché, da un punto di vista materiale, ha quasi tutto, ha tanto l'energia femminile, è come se fosse arrivata agli obiettivi, ma esterno. Ma l'obiettivo interno è ben altro. L'obiettivo interno è, sta aspettando questo qualcuno del passato che ritorni, l'energia femminile, passato o non passato, sta aspettando di... Sta prendendo coscienza, ecco, quello che sta prendendo coscienza con una parte di sé che riguarda il proprio passato e in ogni caso, non so, è chiusa nei propri pensieri. È chiusa e si è chiusa nei propri pensieri, l'energia femminile, eh? È chiusa e si è chiusa. L'energia comunque è molto forte da un punto di vista emotivo, da un punto di vista intuitivo. Ma molto chiusa, assolutamente sì. Molto concentrata ad attendere un ritorno. E vediamo se torna. Torna a sta casa, aspetta a te. Vediamo se torna questa energia maschile. Va, questa energia che è solo nella testa pensa di farsi avanti. Che farà questa energia maschile? Oh, queste sono le carte che mi piacciono. 6 di coppe qui e 6 di coppe qui. Questi si parlano, di notte nei sogni, nelle anime, cioè, ma questi si parlano, 2 di coppe. Amanti, wow! Quasi, vabbè, 4 di coppe. Asso di spade. Carro. Mondo. Regina di bastoni. Cara la mia energia maschile. Ecco, queste sono delle belle, sono carte che mi piacciono. Questa energia maschile è indecisa se tornare da qualcuno. E io penso invece che stavolta torna. Torna a sta casa, aspetta a te, ho detto prima ancora di buttare le carte. Ecco, sono contenta. L'energia maschile sente tanta, tanta, tanta attrazione da parte dell'energia femminile in questo momento. Tantissime, le energie si stanno comunicando comunque. Io vi dico che questo è il momento in cui le energie comunicano. Qualcuno di voi sentirà, avvertirà che c'è un'energia che lo sta chiamando o che sta comunicando. Se siete bravi ad ascoltare quello che c'è attorno, parlo energeticamente attorno a voi, riuscite a percepire che state comunicando. Molto belle queste cose. È vero che c'è indecisione. È vero che l'energia maschile finora ha cercato di scappare, però è vero anche che vorrebbe portare a termine qualcosa, vorrebbe raggiungere stavolta, però vorrebbe raggiungerlo rischiando il meno possibile dal punto di vista emotivo. Questo sì, questo lo devo ammettere.
un'energia maschile che secondo me nei prossimi 10 giorni comunicherà. Assolutamente sì. In qualche modo riprenderà il suo ciclo, ok? Per molti qua si parla di un'energia maschile che ha a che fare con l'estero o ha a che fare con i social, con le comunicazioni sicuramente. Io penso che un'energia maschile che si metterà in viaggio, c'è un viaggio ragazzi, c'è un viaggio che farà l'energia maschile questa settimana, questi prossimi 10 giorni. Si mette l'impegno per viaggiare, se non è un viaggio fisico. È sicuramente un viaggio mentale, nel senso un percorso che sta iniziando a fare, però ragazzi c'è proprio il movimento, più un movimento di così se muore questa settimana per l'energia maschile, molto molto felice di questa cosa. Vediamo quella femminile. Vediamo quella femminile. Che sta aspettando il suo ritorno. Ed è chiusa in se stessa. Il carro, il 10 di bastoni, la forza, il diavolo, cavaliere di spade, 7 di bastoni, cavaliere di coppe, amanti. Ragazzi, vi faccio notare come amanti, amanti, carro, carro, eh? Queste energie si stanno comunicando, sono sulla stessa linea d'onda. Ha bisogno di viaggiare l'energia femminile, di muoversi, di superare le difficoltà che finora l'hanno tenuta. Sente di avere questa forza. E tra l'altro c'è una grande forma di dipendenza, di attrazione, di passionalità, ma anche di manipolazione. C'è proprio attrazione forte. Non si riesce a scappare. È come se qualcosa ci tirasse in un gorgo. Non so perché mi viene il gorgo. Non si riesce proprio a farne a meno. La mia famiglia, secondo me, aveva intrapreso una sorta di viaggio, no? Di distanziamento, però è come se in questo momento fosse ripiombata nelle grinfie di un'energia maschile che non vuole lasciarla andare. Ecco, è esattamente questo. In entrambe le energie abbiamo gli innamorati, o l'innamorato, o gli amanti, o il Dio si voglia. Che è una carta, è un arcano maggiore molto importante, ci parla di indecisione, ok? Ma ci parla anche di amore, ci parla di desiderio, ci parla di rincorsa l'uno nell'altro, ci abbiamo in entrambi, quindi entrambi siamo allo stesso punto. E questo è molto interessante come stesa. Anche il carro che è in entrambe le stese. Questo movimento che va l'energia femminile verso l'energia maschile, l'energia maschile verso l'energia femminile, è come se sembra che la situazione si stia muovendo per incontrarsi, almeno da un punto di vista energetico. C'è un'energia femminile che si muove in maniera un po' irrequieta, però decisa ad arrivare, ok? Molto diretta. Abbiamo due cavalieri che sono diretti, devo dire. Vuole offrire qualcosa, ok? Anche se lo fa alzando un po' le difese, ok? Si muove, sì, però con cautela, ma lo stesso fa l'energia maschile, che c'è un 4 di coppe. Si muove, sì, ma con cautela. Quindi sembrano due energie destinate assolutamente ad incontrarsi, ma entrambe molto caute, molto caute. Già femminile c'è molta più attrazione anche fisica, passionale, c'è cioè un'energia che non riesce, c'è anche dipendenza emotiva per certi versi, è come se non riesce a svicolarsi o a svincolarsi da questa energia del passato, ci abbiamo sopra. L'energia maschile è questa idea del passato che lo fa sentire in coppia, ok? Che gli fa sentire questa voglia di amare, di mettersi in
in condizioni di non scappare più. Belle, belle, belle queste energie. Che devo dirvi? Vediamo. Passiamo questa, va. Vediamo qualche altra notizia per l'energia maschile. Anche qui abbiamo il diavolo, ma al contrario. L'amore, la passione, il mago e la donna di coppe. Beh, io credo di non aver mai incontrato in tutti questi mesi carte più belle per l'energia maschile. L'energia maschile è tentata, l'energia maschile è una grande tentazione nei confronti dell'energia femminile, vuole adescarla. Adescarla, si parla di adescamento qui. Ma perché c'è un forte legame passionale che sente. Il mago con la donna di coppe ha voglia di dare inizio a qualcosa, sa che è tutto nelle sue mani, l'energia maschile, sente di avere tutto nelle sue mani ed è pronto ad agire, pronto a muoversi. Ok? È un'energia comunque innamorata, quando c'è una regia di coppe, è un'energia in ogni caso innamorata, ragazzi, sia di coppe, più di coppe, amanti, è un'energia assoluta, assoluta di coppe là. Assolutamente innamorata, credo che finalmente abbia fatto questa scoperta dell'energia maschile, o almeno è in un momento in cui sente forte questa pulsione, questo sentimento, che okay? Probabilmente anche la luna piena in leone ha questo effetto tra virgolette devastante. È una luna che lascia perdere tutti i compromessi e fa emergere quello che abbiamo veramente dentro, l'io. Ok, i nostri veri desideri. Credo che si sia accorta l'energia maschile dopo essere stata tanto in attesa e appesa con tutte queste difficoltà, che si sia accorta cos'è veramente che c'è dentro. Allora, è quello che vuole, tra l'altro. Vediamo l'energia femminile che vuole. Come commenta. Qualche altra specifica sull'energia femminile? Che sappiamo, che ci diciamo dell'energia femminile? È ancora il mago, mi è volato il mago, figuratevi. Lo stesso mago che c'è qua, mi è volato. 8 di coppa. 6 di spada. 10 di denari ancora, 8 di spade ancora, 7 di denari. L'energia femminile invece, questo 7 di bastoni qua lo mantiene. Sì, va, però va, sì, cambia rotta, però va, cerca di costruire le cose giuste, però lo fa sempre veramente a piccoli passi. È veramente chiusa in se stessa. È come se stesse cercando di capire l'altro. Come si comporta, no? C'è una sorta di attesa dell'altro, di attesa di vedere come si svolgono gli eventi, di attesa di vedere se arriva questa persona veramente, se è capace di rinascere in qualche modo. Qui c'è una sorta di rinascita, c'è una sorta di abbassamento dei. Se l'energia femminile mi arriva che è come se avesse bisogno di capire con certezza se l'energia maschile è capace di abbattere veramente le difese e dare una nuova svolta a questo rapporto, eh? E per questo è molto nei suoi pensieri, ha delle idee fisse, molto guarda anche molto al di là, devo dire, però c'è anche tanto questa sua fissità di pensieri, questa sua incapacità anche a comunicare veramente quello che vuole. È come un bambino che sta lì ad osservare l'altro che fa. Anche se c'è questa voglia di muoversi, però prevale
il preservarsi, questa volta nell'energia femminile, mentre nell'energia maschile stavolta prevale il muoversi, l'energia femminile prevale il preservarsi. Ripeto, comunque energie che stanno comunicando tanto pure, tanto, tanto, tanto stanno comunicando, hanno molte carte molto simili, però vi faccio notare che abbiamo due dieci di denari, due otto di spade nell'energia femminile. Molto chiusa questa energia, da un punto di vista emotivo, molto chiusa, non abbiamo carte di emozioni o sentimenti tranne che un paio, sono tutta la parte dell'energia maschile. Allora, energia femminile, maschile, energia maschile, che cosa direste? Energia femminile? Stupendo fino a qui. Tu come stai? Innamorato. Accidenti a te. Io l'ho detto, secondo me l'energia maschile è una sorta di risveglio. In qualche modo si rende conto di essere innamorato e ha bisogno di fare questi passi avanti. Uno di questi passi avanti è chiedere come stai, per esempio. Si rende conto che fino adesso è stato bello e ha bisogno di capire l'altro come è messo. L'accidente a te io non lo vedo in maniera negativa, lo vedo accidente a te, io mi sono reso conto mi sono reso conto di quanto ci tengo a te, di quanto sono innamorato. E questo è quello che percepisco da queste carte. Vediamo l'energia femminile che direbbe l'energia maschile. Perdono. What I did for love. Amami ancora, pezzo dopo pezzo. Perdono. Io credo che voglia essere perdonata per il fatto che non riesce in questo momento a dare un più di tanto l'energia femminile. Cosa ho fatto per amore? È una bellissima canzone che parla di rimpianti, di non avere mai rimpianti per quello che si fa per amore. E io credo che l'energia femminile abbia investito tantissimo e questo è un momento in cui però sta molto sulla difensiva, sta a guardare più che altro, ok? Comunica poco, sta a guardare. Ci sono i movimenti, cioè, sente questa forte attrazione, questa dipendenza, amami ancora, infatti ci dice pezzo dopo pezzo. Questa è una bellissima canzone, per esempio, pezzo dopo pezzo, ci parla di qualcosa che pezzo dopo pezzo si sta sgretolando o si è sgretolato, però che ci dice amami ancora. Questa è una energia femminile che in qualche modo ha dato tanto e adesso si è fermata. Questa è la mia sensazione, ha alzato le difese, sette di bastoni, sta cercando di girare pagina. Non gira le spalle all'energia femminile, ok? All'energia maschile, anzi, la vuole pure accogliere. Tra l'altro, sta aspettando questo ritorno. Abbiamo detto, è molto ancorata al passato. La vuole accogliere, però, tutelando se stessa. C'è una sorta di tutela di se stessa all'energia femminile. Diciamo che è l'energia che in questo momento sta messa un po' peggio, ma non perché, ma perché è come se vivesse con le marce basse, no? Mentre l'energia maschile la vedo sparata, l'energia femminile la vedo molto contratta, molto, ha molto paura anche di questa sorta di dipendenza che sente nei confronti dell'energia maschile. Ragazzi, se finalmente l'energia maschile si muoverà, ma fatemelo sapere perché veramente suonate campane, suonate campane. Ok. Come al solito, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa stesa, a che punto siete anche voi. Noi ci sentiamo fra una decina di giorni con la gente, no, noi, sì, esatto. Mettete like a questo video se siete arrivati fino a qui, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, cliccate sulla campanella se sarete sempre avvisati dei prossimi video. A questo punto noi ci rivediamo domani, ricominciando gli oroscopi col segno del leone stavolta. Bye bye!